Suggestiva commemorazione domenica da Jeta, dove l'amministrazione comunale ha deciso di spostare il ricordo del centenario del Milite Ignoto al 7 novembre. La scelta è legata al fatto che il 7 luglio 1921 fu inaugurato il monumento ai caduti di questa cittadina. Nel corso della cerimonia di domenica, il professore Francesco Mandarano ha trasportato i presenti a distanza di un secolo a quel tempo, ripercorrendone simbolicamente i passaggi. La costituzione del Comitato Cittadino per la costruzione del monumento, con l'impegno di Fedele Candia per la raccolta di fondi, il sindaco Giuseppe Rea, di cui si è fatta memoria, impegnato in prima persona, e soprattutto le mamme e le sorelle dei caduti che portarono in testa gratuitamente i materiali per realizzare la base del monumento, e la realizzazione dello stesso, commissionato alla ditta Allegrini di Marina di Pietrasanta per un costo di 7.300 lire. Proprio quel monumento, che rappresenta la vittoria alata con una corona d'alloro, è stato al centro della commemorazione di domenica. Ma Jeta porta con sé anche una ferita più profonda legata alla Grande Guerra, che ha testimonianza storica in un altro monumento, la tomba del marinaio ignoto. La notte di Natale del 1917, infatti, un sommergibile tedesco affondò tra Scalea e Praia il mercantile britannico Umballa, che trasportava orzo ed era diretto a Napoli. Dei 15 marinai indiani che ne componevano l'equipaggio, ne furono recuperati solo 12, i quali riposano nel cimitero monumentale di Mumbai. Gli altri 3 finirono per essere trasportati dalle onde e vennero ritrovati poi uno sulla spiaggia di San Nicola Arcella, un altro su quella di Scario, dove poi venne sepolto nella Cappella dell'Immacolata, e il terzo a Praia, all'epoca frazione di Aieta, nel cui cimitero venne sepolto. La lapide reca questa epigrafe: uno sconosciuto marinaio indiano della Grande Guerra. Questa tomba del marinaio ignoto è un monumento che in quest'anno particolare assume un significato ancora più forte per l'intero Golfo di Policastro.